Visione in movimento, oggi parliamo di Elstree 1976, un film che uscirà a data unica, ovvero il 16 novembre, nei circuiti UCI e Space Cinema, quindi in zona Romagna potete trovarlo, in zona Emilia Romagna lo potete trovare a UCI di Savignano e a Bologna. Logicamente è un film, è un documentario che è stato realizzato tramite una raccolta fondi, il crowdfunding appunto. È un documentario molto molto interessante, in realtà è tutto svolto ad interviste, diciamo. Ci sono alcune piccole scene dei backstage, diciamo, di Star Wars. Parliamo logicamente di Star Wars del 1977, il primo, l'originale, quello che ha dato via un po' al mito, un po', tanto al mito. E questo Elstree 1976 è molto interessante perché ci mostra un po' la vita di quelli che sono stati gli attori in secondo, terzo, quarto e quinto piano, cioè le comparse, diciamo così, i generici, ecco. Ci sono alcune persone, alcuni attori che, anzi quasi tutti, non ci sono più o meno mai visti. Per esempio Jeremy Bullock, Pam Rose, Dave Prowse sono i nomi che mi vengono in mente, Andy Forrest, se non ricordo male. Insomma, vengono intervistati questi attori e ci raccontano la loro impressione, la loro storia, insomma la leggenda dal loro punto di vista, appunto dell'aver partecipato al film, uno dei film, se non il film più importante della storia del cinema, più famoso della storia del cinema, diciamo così. La durata è 1 ora e 37, e consideriamo che è praticamente tutto intervisto, quindi la percezione è che sia forse un pelo lungo. È un documentario che poteva essere tranquillamente sui 60 minuti, ma è pieno di informazioni personali su appunto, come dicevo prima, sulla loro storia, sulla loro esperienza in questo set, e quindi per un fan è assolutamente da vedere, senza meno, senza discussione proprio. Io personalmente mi sono emozionato, non è una novità, io mi emoziono sempre, mi sono emozionato un paio di volte, anche perché alla mia sinistra avevo un'attrice, una comparsa di Star Wars del 77, due, un'attrice appunto di questo film che viene intervistata, che è Pam Rose. Come avete visto sulla pagina della Ganesa durante il weekend di Lucca, appunto abbiamo incontrato, per una totale casualità, coincidenza, appunto Pam Rose, che era alla bottega dei golosi, la bottega del gusto, non lo ricordo mai, che firmava autografi, ma nessuno lo sapeva perché non era una cosa ufficiale della mostra. Così l'abbiamo rapita in un certo qual modo, la sera l'abbiamo portata al cinema, ci siamo presentati al cinema dicendo ai ragazzi: guardate, lei è Pam Rose, è sulla locandina. Loro sono rimasti un po' sbattezzati, c'erano i due ragazzi responsabili di questo rischio, a sentir loro, molto carini, molto gentili, molto, molto disponibili, della Wanted Distribution appunto. Hanno presentato il film ringraziando Lega Nerd e Empire Star Wars Fan Club, di cui io sono sempre il presidente, e hanno fatto salutare il pubblico da Pam Rose, quindi è stata un'esperienza veramente fantastica. Questa anteprima l'abbiamo vista appunto, logicamente, a Lucca Comics and Games. Per tutti i fan lo consiglio, cioè non è che lo consiglio, deve essere un obbligo, perché è bello vedere il film, è bello vedere la leggenda, conoscere la leggenda, ma è ancora più bello vedere quello che c'è dietro. Quindi se siete un fan di Star Wars, se vi piace, correte al cinema, perché avrete solo questa possibilità di vederlo nel grande schermo. Se non siete dei fan, motivo maggiore per capire un po' di più cosa significa la leggenda di Star Wars, quindi andatelo a vedere, fatevi un'idea, mettetevi comodi, rilassatevi, sapete che sono tutte interviste, quindi sono tutte loro personali esperienze che ci vengono raccontate, anche alcune volte quasi da polemica uno verso l'altro, senza mai fare nome, ma scopriamo che c'è comunque una distinzione tra la comparsa classica, quella con la battuta, che è un po' più il generico più che la comparsa, e la comparsa semplicemente che appare anche un secondo del film, anche meno di un secondo del film, e vive la sua vita un po' di riflesso andando alle conferenze, alle convention, firmando autografi e comunque portandosi a casa due soldi. Elstree 1976, assolutamente da vedere, sicuramente uscirà anche in un video, speriamo che ci sia. La cosa importante è avere una copia fisica da mettere nella vostra collezione. Un saluto a tutti, ci vediamo alla prossima una puntata di Vuttana Visione. Ciao a tutti!